Una sequenza di passi è stata giudicata di livello 3 e ha preso 0,50 in più, l'altra sequenza di livello 2 ha preso 0,30 in più, ha preso dei buoni components tutto sommato e quindi nonostante i due errori con i salti è riuscito ad avere un punteggio discreto. E se posso aggiungere, sicuramente a questo punto nel libero, perché mal che vada è 18esimo, per cui sicuramente nei primi 20. Allora, Paolo Bacchini è certo, questa certezza che invece non ha Karel Zelenka. Vediamo Gregor Urbas, che a questo punto è in diretta concorrenza proprio con Karel Zelenka. Sloveno che interpreta Carmina Burana di Karl Hoff. Volevo tornare ancora su Paolo Bacchini, che ha subito un punto di deduzione, skating skills di 6, transition di 5,70, performance di 6, coreografia 5,80, interpretazione 6,10. E andando a vedere il GOI sul triplo axel, c'è stata la deduzione di 4,20, mentre la combinazione doppio Lutz triplo Tolup, ma doveva essere triplo Lutz, da 5,90 di base ha ottenuto un 6,10. E poi non ci sono, Franca, particolari penalizzazioni. No, non ci sono altre penalizzazioni, anzi ci sono sul triple flip 0,80. Sì, ok, sul triple flip, perché era così storto, non qualche cosina in meno, però anzi è riuscito a raggranellare dei più negli altri elementi e quindi a tenersi alto quel punteggio tecnico lo stesso, nonostante i due errori. Intanto qui abbiamo visto Urbas partire bene con la combinazione triplo-triplo, ma arrivare poi pesantemente su due piedi nell'arrivo del triplo axel proprio di fronte ai giudici, non saprei dire, bisognerebbe rivedere bene a replay se era completa la rotazione o meno. E questo fa tanta differenza, perché nel caso di un salto degradato viene attribuito il valore del doppio axel e non del triplo axel. Triplo loop preceduto da passi buono. Completato abbastanza bene gli elementi di salto, ma le trottole erano sicuramente più scarse sia di livello che di qualità, e sicuramente l'impressione del programma generale, i components, erano inferiori rispetto a quelli di prima. Gregor Urbas, che teoricamente ripeto, sulla carta ha un vantaggio rispetto a Bacchini, un personale di 63-43, non così pulito però come dicevi, Franca, sul programma di Carmina Burana, allenato da Gordana Smerkar. Riesce sempre Gregor Urbas a presentarsi questi appuntamenti internazionali in uno stato di forma direi perfetto, forse esageratamente magro. Urbas è un po' la sua costituzione, non l'ho mai visto assolutamente con un grammo di molto più addosso. Asciutto, guarda. Eppure ti assicuro che l'ho visto mangiare 3 piatti di pasta asciutta immensi. È proprio lui che è così. Vediamo questo triplo axel se riusciamo a capire. No, secondo me manca rotazione, e a quel punto la differenza è tantissima, perché da un triplo axel che di base ha 8,2 di valore si passa a 3,5 del doppio axel. Quindi sono veramente tantissimi punti. Per quanto riguarda la coreografia è sempre stato un po' l'aspetto carente di Grega Urbas. Se andiamo a vedere le voci che compongono proprio i components, alla voce coreografia c'è l'idea, il concetto, la visione del programma, quindi non è che l'idea della Carmina Burana sia stata realizzata sì. Così guarda, del resto questa
assoluta vestibilità del programma con la musica è una delle esigenze sottolineate anche dal giudice ISU Paolo Pizzoccari, che ha pubblicato anche dei DVD a proposito delle esigenze, dei componenti. Insomma, la musica non è soltanto un pretesto per saltare o per fare delle combinazioni o per i passi, deve essere un vestito che proprio calza addosso all'atleta. Probabilmente anche la stessa struttura di Gregor Urbas non aiuta sul Carmina Burana. Vediamo proprio con Gordana Smrekar. Ripetiamo che il suo miglior risultato è stato ottenuto 2 anni fa ai campionati d'Europa, 63-43. E adesso veniamo anche da un 60-90 di Paolo Bacchini. Dove va a infilarsi? Penso più vicino a Zelenka che non a Bacchini. E Zelenka in questo momento è dodicesimo con 53-09, ma Urbas ottiene 56-90, quindi scavalca Zelenka, ma Bacchini resta stabilmente in settima posizione. Ricordiamo che al comando della classifica c'è Eugeni Plushenko, 91-30, tornato con questo record nello short davanti al tedesco Lindemann, 70-19, terzo posto per lo svedese Benson, 69-20, settimo posto per Paolo Bacchini, 60-90, rischia la finale Karel Zelenka in questo momento in tredicesima posizione. Adesso c'è il rifacimento ghiaccio, il warm-up, e poi il settimo e penultimo gruppo sarà composto dal russo Voronov, dal rappresentante della Repubblica Ceca Presina, dal francese Poncerot, dal belga Van der Perren e dallo svedese Schultheis. Ci sentiamo tra qualche minuto.